Caffè Sauvage, Corso Italia 1, angolo Piazza Verga, è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage, con i suoi ambienti eleganti, è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, Catania. Gavi Office in via Vincenzo Giuffrida 19 presso il Tribunale offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre reception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita a Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici in oro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli brand più fashion, Saga Po, Chu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, le perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure. Inoltre orologi Nautica Watch e Liu Jo. Anfora Gioielli è un outlet fornitissimo ed un conveniente compro oro, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high-tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Chronotech, Citizen, Fossil, Lawrence, Nike, Polar, Seiko, Suunto, Timex, Vari. Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time in Corso delle Province 35. Amadeus Immobiliare, in via Cibele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso i Tribunali di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare. Un team altamente qualificato. Dimensione ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, forniture ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione ufficio vende Montblanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, Intempo, Giuffrè, Moleskine, Quo Vadis. Dimensione ufficio, via Firenze 80-82, angolo Piazza Verga. Dimensione ufficio. La cancelleria per l'ufficio moderno. Europa Abbigliamento Uomo in via Umberto 210-214, specialista nelle taglie calibrate e oversize di tutte le migliori marche italiane sartoriali. Europa Abbigliamento Uomo offre un vasto assortimento di abiti semisartoriali a partire da 99 euro, camicie in cotone a partire da 25 euro, i maglioni in merinos da 29 euro, pantaloni sartoriali ed italiani in lana da 45 euro. Solo da Europa Abbigliamento Uomo per ogni 30 euro di acquisti è offerto un buono spesa del valore di 10 euro. ACF Group in via Firenze 102 è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fideiussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, polizze all risk aziende. Spazio Estetica, in via Vincenzo Giuffrida numero 5, zona Tribunale di Catania. Lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva lancia la promozione di 4 sedute di luce pulsata a soli 99 euro invece di 140. Spazio Estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio Estetica puoi dire addio ai peli superflui. FP.net, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FP.net di Francesco Porcino, via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Dedica più tempo ai clienti, basta con la coda agli sportelli. Delega Tempus, la tua agenzia di disbrigo pratiche. Puntualità, celerità e professionalità al tuo servizio. Tempus si interfaccia con tutti gli uffici pubblici, Agenzia delle Entrate, Tribunale, Conservatoria, Riscossione Sicilia, Catasto, Comuni e Camere di Commercio. Tempus per le pratiche legali, tributarie, fiscali e catastali. Tempus offre servizi professionali a costi bassi, la burocrazia a portata di mano e di portafoglio. Chi non ha tempo non perda Tempus. Thank you.
puntuali come sempre, a Piazza Verga, questo salotto sulla giustizia. Questa sera, definire questa puntata una puntata eccezionale, usare un termine edulcorato, è una puntata per me veramente straordinaria, mi fa ritornare indietro nel tempo, mi ricorda tantissime cose belle. E poi ho accanto a me un personaggio che io considero illustre per intelligenza, per cultura, per simpatia, per tutto. Signore, sto parlando dell'avvocato Enzo Vitale. Grazie. Buonasera, per essere grazie qui. A te perché mi hai invitato, grazie. Ma una vecchia amicizia. Vecchia veramente. Io mi ricordo, fra le tante, cito questo, così ricordiamo un personaggio catanese, tuo zio, il notaio Gaetano Libranti, fu presidente dell'Ordine dei Notai, era suo zio in quanto fratello della mamma. Consigliere comunale. Lui. Consigliere comunale con me. E quando parlava di Enzo Vitale, all'epoca giovanissimo magistrato, diceva: mio nipote è un genio, ma lo diceva gli conveniva. Lui non era tenero, lo poteva dire. Non era tenero con i figli, eccetera, con te no, invece no, aveva una considerazione incredibile. Senti Enzo, innanzitutto noi siamo coetanei, però tu sembri almeno 20 anni più giovane di me. Non è vero. Hai una storia giuridica molto importante, ma non solo giuridica. Hai fatto il magistrato per tanti anni, poi hai voluto, diciamo, cambiare toga e fare esclusivamente l'avvocato, però sei stato anche professore universitario. Mio padre mi obbligò a fare subito pratica, quindi certo, frequentavo poco l'università. E ho ascoltato sì e no 2 o 3 lezioni, una di queste, ma per puro caso, fu quella che teneva Enzo Vitale, che era all'epoca assistente di filosofia del diritto. Del diritto, sì. E ce l'ho indelebile quelle. Addirittura? Sì. È stata micidiale. Sì, una cosa, si parlava di justum est justum, justum est justum, cose complicatissime, lasciamo perdere. Enzo, noi avevamo un grande amico in comune, anzi una volta lo sequestrai e lo portai a casa tua, siamo nel 1986 se non ricordo male, parlo di Enzo Tortora. Ah sì. E quindi vedete, ci leggono dei ricordi veramente. Io conservo ancora le lettere manoscritte da lui. Di Enzo Tortora. E io ora, noi dobbiamo un po' percorrere, ma velocemente perché il tempo è tiranno. Innanzitutto, perdonami, è una consuetudine in questo salotto, alle spalle abbiamo il Palazzo di Giustizia e qui siamo al Bar Savage. Che ti offro? Ma non saprei, non lo so, un succo di pomodoro. Un succo di pomodoro, garzo. Però poco condito, pochissimo. Senza condimento, fate voi. Un succo di pomodoro e un caffè. Detto questo, caro Enzo, com'è la giustizia oggi in Italia? Noi dall'epoca parlavamo di giustizia quando ancora era in vigore il vecchio codice, Enzo Tortora era da poco stato assolto dopo una condanna a 10 anni, un arresto crudele, eccetera. Dopo tanti anni, la peggiorata, cosa peggiorata, molto peggiorata. Molto peggiorata, perché? Ma perché nessuno vuole, come si suol dire, afferrare il toro dalle corna. Le corna, per una vera riforma della giustizia, le corna del toro hanno un nome individuabile, sono le correnti della magistratura. Sono anni che io lo dico, che lo scrivo e dico di più, dico che le correnti sono il cancro della magistratura italiana. Ho scritto recentemente un articolo per il Cronaca del Garantista, con cui collaboro, un quotidiano che esce da qualche mese. Piero Sansonetti, direttore, conosco ancora bene. Ancora il cartaceo non arriva a Catania, speriamo possa arrivare prima dell'estate, per ragioni di distribuzione, di costi, eccetera. Ho scritto un articolo in cui ho sottolineato cosa? Che i magistrati sono circa 9.000 all'incirca. E quelli che dirigono le correnti, che sono veri e propri organismi politici all'interno della magistratura, saranno 300-400, quindi una percentuale minima, meno del 3-4%. Eppure le correnti condizionano tutto. Perché? Attraverso... Ma lo dici questo ora che sei avvocato? No, o lo dici anche sono quando eri magistrato? Infatti io non ero iscritto a nessuna corrente. Io ricordo che appena diventato uditore giudiziario
ciascun esponente delle correnti mi chiedeva, mi sollecitava l'iscrizione per far parte di una o dell'altra. E io, memore della lezione di mio padre, poi di mio nonno, prima ancora di mio nonno, non mi iscrissi a nessuna corrente. Sua eccellenza Librandi, no? Esatto. È morto nel 1950, mio nonno a quel tempo era consigliere di corte d'appello, quando le correnti manco esistevano. Oh, completamente. E io non mi iscrissi a nessuna corrente, perché già sapevo che la posizione delle correnti avrebbe gravemente perturbato l'andamento della corretta giurisdizione. Come accade questo? È sotto gli occhi di tutti, però purtroppo molti fanno finta di non vederlo. Grazie. Grazie. Accade attraverso il meccanismo del gioco politico. Immaginate che le correnti siano partiti politici. I partiti cosa fanno tra di loro? Si confrontano, si alleano, confliggono. Grazie. Si contrastano e fanno quelli che normalmente si chiamano i giochi politici, che nella politica è cosa normale, è cosa di tutti i giorni. Guai se non ci fosse, con un aggravante, che a livello politico generale tutto questo accada alla luce del giorno. Se ci sono delle alleanze o delle strategie politiche si vedono ed è oggetto della cronaca politica di tutti i giorni. Ciò che fanno le correnti invece normalmente non si vede, è poco sotto la luce dei riflettori, eppure accade. Ma e allora, scusami, in una vicenda processuale, imputato e Pincopallo, questa denuncia che stai facendo tu, come può influire? Influisce perché sono i giochi politici delle correnti a determinare chi deve andare a occupare un certo posto anziché un altro. Quindi la formazione dell'organo giudicante viene decisa non in base a criteri oggettivi, che sarebbero il merito, la qualità della persona, il buonsenso del magistrato e prima ancora la sua capacità di essere, come io ritengo debba essere, esperto d'umanità. Perché il magistrato, il giudice deve essere questo. Un esperto di umanità. Non ho che farmene di un giudice perito informatico. Se voleva fare il perito informatico si iscriveva all'università di informatica e faceva il perito informatico. Io ho bisogno, io cittadino, di un esperto di umanità. Un esperto d'umanità. Bella questa definizione. Allora, a nessuno interessa che a fare il presidente della corte d'appello, a fare il presidente di sezione di un collegio giudicante penale o civile, a fare il procuratore capo vada un esperto d'umanità. No. Interessa che vada colui che è il risultato dell'effetto dei giochi politici tra le correnti. E c'è una spartizione di fronte alla quale il manuale Cencelli, noto, è un gioco da ragazzi. È un gioco da ragazzi. Facciamo un esempio. Sì. Senza fare nomi, però, evidentemente. Certo. Oh. Se la corrente X nella contesa con la corrente Y vince per ragioni strategiche, per ragioni numeriche, perché è più forte, allora otterrà che ad andare a fare il procuratore capo di un'importante procura, per esempio Palermo, Napoli, Roma, sia Tizio. Ma la corrente sconfitta non può restare a mani vuote e allora gli si dà il contentino, come accade nei giochi politici ordinari, come accade in Parlamento, come accade negli organi istituzionali a livello nazionale. Il contentino cos'è? Vabbè, io ho avuto un posto di procuratore capo importante di una procura di Serie A, a te ti do due posti di procuratore in due procure meno importanti, di serie B per dir così, con tutto il rispetto. E allora vai a fare un esponente della tua corrente, quello sconfitto, al prossimo giro andrà a fare il procuratore capo, che so, a Civitavecchia o il procuratore capo a Termini Imerese, con tutto il rispetto per le procure di Civitavecchia e di Termini Imerese, che io ritengo rilevantissime. Però nel gioco politico complessivo è così che funziona. Allora, chi sarà il procuratore capo di Civitavecchia? Sarà un esperto d'umanità? No, sarà colui che è stato sconfitto perché è appartenente a una corrente che è uscita sconfitta dal gioco politico rispetto a un'altra corrente che invece ha vinto e che avrà titolo per imporre il suo candidato a procuratore capo di una grande procura italiana. Per darti la prova che io mi ricordo dei tuoi insegnamenti, sì, che risalgono a circa 30 anni fa, una volta si dialogava, credo che ci fosse Enzo Tortora con noi, si dialogava del problema che io sento molto, ma credo che in due battute, in due parole che hai detto, credo che tu lo senti ancora,
giustamente, hai parlato di senso, buon senso, esperto d'umanità. Quindi il vero problema è il sistema, io dicevo, di reclutamento. Reclutamento è una parola che e tu mi hai corretto dicendo no, non sono militare. Sistema di assunzione perché si reclutano le soldatesche. Ecco, parliamo, io mi ricordo. Bravo. Parliamo allora, parliamo, al di là del problema delle correnti l'abbiamo capito perfettamente. Ognuno. Quindi la proposta sarebbe questa, abolire per legge le correnti. Va bene, quello l'abbiamo capito. Ma questo è importante. Parliamo di questo, come lo definisci tu, sistema di assunzione dei magistrati. Oggi si diventa, oggi come ieri, si diventa magistrati attraverso un concorso pubblico. Per andare a fare l'esperto di umanità, per andare a operare con buon senso. La domanda che presuppone un'articolata risposta è banale. Dico all'amico Enzo Vitale, l'avvocato Vitale, l'attuale sistema garantisce questo risultato, al di là del problema politico che hai spiegato benissimo poc'anzi. Quindi focalizza questa domanda, mi risponderai subito dopo questa pausa pubblicitaria. Va bene. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, angolo Piazza Verga, è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage, con i suoi ambienti eleganti, è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, Catania. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino, via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. Dimensione ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, forniture ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione ufficio vende Montblanc, Aurora, Visconti, Delta, Parker, Ferrari, Intempo, Giuffrè, Moleschine, Quo Vadis. Dimensione ufficio, via Firenze, 80-82, angolo Piazza Verga. Dimensione ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno. Gavi Office in via Vincenzo Giuffrida 19 presso il Tribunale offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre reception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Europa Abbigliamento Uomo in via Umberto 210-214, specialista nelle taglie calibrate e oversize di tutte le migliori marche italiane sartoriali. Europa Abbigliamento Uomo offre un vasto assortimento di abiti semisartoriali a partire da 99 euro, camicie in cotone a partire da 25 euro, i maglioni in merinos da 29 euro, pantaloni sartoriali ed italiani in lana da 45 euro. Solo da Europa Abbigliamento Uomo per ogni 30 euro di acquisti è offerto un buono spesa del valore di 10 euro. Dedica più tempo ai clienti, basta con la coda agli sportelli. Delega Tempus, la tua agenzia di disbrigo pratiche. Puntualità, celerità e professionalità al tuo servizio. Tempus si interfaccia con tutti gli uffici pubblici, Agenzia delle Entrate, Tribunale, Conservatoria, Riscossione Sicilia, Catasto, Comuni e Camere di Commercio. Tempus per le pratiche legali, tributarie, fiscali e catastali. Tempus offre servizi professionali a costi bassi, la burocrazia a portata di mano e di portafoglio. Chi non ha tempo non perda Tempus. Spazio Estetica, in via Vincenzo Giuffrida numero 5, zona Tribunale di Catania. Lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva lancia la promozione di 4 sedute di luce pulsata a soli 99 euro invece di 140. Spazio Estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio Estetica puoi dire addio ai peli superflui. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita a Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici in oro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli brand più fashion, Saga Po, Chu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, le perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure. Inoltre orologi Nautica Watch e Liu Jo. Anfora Gioielli è un outlet fornitissimo ed un conveniente compro oro, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144.
ACF Group in via Firenze 102 è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fideiussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, polizze all risk aziende. Amadeus Immobiliare, in via Cibele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso i Tribunali di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Chronotech, Citizen, Fossil, Lawrence, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time, in corso delle province 35. Allora, ho chiesto a Enzo Vitale cosa ne pensa dell'attuale sistema di assunzione dei magistrati, e lui che ha fatto per 14 anni il magistrato, che ha insegnato all'università nelle materie in giurisprudenza, che fa attualmente l'avvocato con grandi risultati, devo dire, il suo pensiero credo che sia autorevole, va ascoltato. Prego. Allora, credo che il metodo di assunzione dei magistrati, se 40 anni fa, 50 anni fa, poteva garantire in modo sufficiente che i giudici fossero esperti di umanità, oggi non è più così. Perché? Assolutamente. Perché è cambiato tutto, è cambiata l'impostazione culturale di fondo, è cambiata la scuola, è cambiata la preparazione, è cambiata la mentalità, è cambiato il retroterra culturale da cui emergono quelli che poi diventeranno magistrati. Mentre 40 anni fa c'era un livello minimo, una soglia minima che rendeva tutto accettabile, oggi questa soglia non c'è più. Quindi il rischio concreto qual è? Che facendo i tre temini, perché sono tre temini, uno di penale, uno di civile, mi pare che abbiano anche tolto il riferimento al diritto romano, quindi fino a qualche anno fa c'era anche l'aggancio col diritto romano, che era una materia formativa. Ecco, e l'altro tema di diritto amministrativo, non per questo si è esperti di umanità, assolutamente. Allora, bisogna risalire ancora indietro, all'università. L'università non funziona, non prepara a essere esperti di umanità, a fare i giudici, non prepara assolutamente. Beh, l'università qualcuno giustamente l'ha definito un esamificio. Sì, ma no, voglio dire, prevalgono, ma questo è presente in tutte le facoltà, non solo in giurisprudenza, le materie informative rispetto a quelle formative. Si ha un'offerta didattica alluvionale, decine e decine di materie, sempre nuove, che si rincorrono, soprattutto di carattere tecnico oppure afferente all'aspetto tecnologico della disciplina. La materia che invece è formativa, quella che induce a pensare, a farsi delle domande, ad assumere un atteggiamento critico, a essere consapevole che puoi sbagliare. Questo tipo di impostazione di disciplina viene messa completamente in secondo piano nell'università. È chiaro che se viene messa in secondo piano nell'università, anche nel momento in cui si va a fare il concorso, è assolutamente dimenticata. È messa veramente tra parentesi. Ergo, coloro che vanno a fare i temi per il concorso in magistratura, potranno avere anche una buona preparazione di carattere tecnico, cioè possono conoscere le norme. Ma il problema non è conoscere le norme, perché le norme sono le risposte. Il problema è farsi le domande. Le domande non ci sono scritte in nessun codice. E quindi per farsi le domande bisogna essere uomini. Perfetto. Ecco. E quindi qual è dovrebbe essere il sistema per reclutare? Allora, innanzitutto creare dei percorsi privilegiati all'interno delle facoltà universitarie di giurisprudenza, dove si privilegia l'aspetto formativo su quello informativo, cioè dove si spingono le persone a saper vedere le domande, perché io mai avrò la risposta giusta se non mi so fare la domanda adeguata. La risposta dipende dalla domanda. Non esiste il codice civile delle domande, perché il codice civile è quello della risposta. Allora, per farsi le domande bisogna essere formati, bisogna avere una capacità critica, bisogna scorgere i problemi. Questo. Senti, in Inghilterra tu insegni che per diventare magistrati
penso che ancora sia così, occorre che avere 15 anni l'avvocatura e 40 anni di età ad alto livello, 40 anni di età. Se non hai 40 anni tu non puoi iniziare a fare il magistrato. Come mai? C'è un motivo. Non solo, ma ci fu una volta Carnelutti disse: se mi dovessero accusare di avere rubato l'abbandonina sul Duomo di Milano, la Torre di Pisa, la stessa cosa, primo mi darei latitante, secondo esatto. me ne andrei in Inghilterra per farmi giudicare là. Ecco, questo potrebbe essere già un correttivo. Assolutamente. Esperto di umanità. Assolutamente. Allora, innanzitutto io sono assolutamente per la prevalenza della common law sul nostro sistema di civil law. Nella common law, innanzitutto, c'è un rapporto tra i giudici che sono chiamati a esercitare la giurisdizione e la realtà sociale molto più intenso. I giudici sono consapevoli che la peggiore sanzione che loro può capitare non è la sciocchezza che fa il Consiglio Superiore, che manco c'è, ma è la riprovazione sociale. Un giudice inglese che emetta delle decisioni che meritano la riprovazione sociale è un giudice finito. Non solo, i giudici inglesi con l'avvocatura hanno una intima connessione, perché i giudici vengono dall'avvocatura. Quindi, come dire, in qualche misura temono il giudizio dei loro ex colleghi. Devono dimostrare ai loro ex colleghi, all'interno dei quali hanno operato per 15 anni almeno, se non di più, anche per 20 anni, di avere quel minimo di equilibrio e di buonsenso che si richiede per svolgere quella funzione delicatissima, che è quella di giudicare gli altri. Non solo, ancora di più, il giudice inglese non ha niente a che vedere col pubblico ministero. Cioè i ruoli sono nettamente distinti, non ci sono commistioni. Ma qua dissero che se si fosse fatta la netta separazione delle carriere, ciò incideva sulla cultura giurisdizionale. Ma è una sciocchezza. Allora, tanto per capirci, prima che fosse ucciso, Giovanni Falcone aveva scritto un intervento dove si diceva assolutamente favorevole alla separazione delle carriere. Quindi Giovanni Falcone era favorevole alla separazione, perché? Perché era intellettualmente onesto, perché sapeva e aveva sperimentato direttamente che una cosa è svolgere la funzione di pubblica accusa, altra cosa è quella di giudicare. Ora, finché non ci sarà la separazione degli accessi, delle carriere, delle stanze, non si potrà andare avanti, non ci potrà essere una giurisdizione vera e autentica come deve essere quella di uno Stato di diritto. I giudici saranno impediti di essere esperti d'umanità. Chi glielo impedisce? La commistione, cioè è un brodo di cultura, no? In cui il pubblico ministero sta assieme al giudice. E questo è sbagliatissimo. È come se... Un brodo di cultura è bellissimo. Sì, è come se accadesse al contrario. Il giudice commisto col difensore. Nessuno lo accetterebbe. Certo. Allora perché lo devono accettare se è commisto con la pubblica accusa? Non si capisce. Senti, siccome io sono convinto che ho avuto sempre queste idee, anzi lo so, sì. Come hai fatto per 14 anni il magistrato? Non l'ho fatto perché, grazie a Dio, sono riuscito a mantenere un equilibrio, ma anche perché, a questo tengo a precisarlo, all'interno della magistratura il 90% dei magistrati sono persone, grazie a Dio, dotate di equilibrio. Se non fossero dotate di equilibrio, noi due non potremmo neanche uscire per la strada. Ma il problema sono gli altri 3, 4, 5%, sono gli altri che creano le condizioni perché questo equilibrio a volte non si manifesta. Allora, qual è la soluzione vera, ma impraticabile in Italia? Oggi mi rendo conto che fare una proposta di questo genere è blasfemo, no? Abolire le correnti, per legge, vietare le correnti, che sarebbe vietare la politica. Abolendo le correnti abbiamo poi tutti i magistrati dotati di equilibrio? No, ma creiamo le condizioni minime perché questo si possa verificare. Se non crei le condizioni è inutile aspettarsi un risultato positivo. Poi si vede, ma quello è il primo passo indispensabile. Non mi si dica che le correnti sono espressioni del pluralismo, del pensiero e della libertà di manifestazione, ex articolo 21. Sono sciocchezze. Certamente. Perché se il magistrato vuole esprimere il suo pensiero, scrive un libro, scrive un articolo sul giornale, partecipa a un convegno, va a una conferenza, ha mille modi per esprimere il suo pensiero. Ma oggi in Italia, se un cittadino si trova a essere giudicato, una controversia civile, penale, non ha importanza, da un magistrato che manifesta mancanza di equilibrio, come può reagire? Come si può difendere? Non ha nessun sistema, non esiste nessun sistema. Ma la cosa grave non è questa, perché il singolo
rappresenta un problema, ma tutto sommato poi ci sono i gradi di impugnazione, uno spera di poter trovare altri rimedi. Ma nei provvedimenti cautelari? Anche lì ci sono i gradi di impugnazione, anche se non sempre sono efficaci e bisogna ricorrere, come capita, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, no? Perché oggi che succede? La pena in sede cautelare, la custodia cautelare è diventata un'espiazione della pena. Quindi io gli faccio fare un anno, due, tre di carcere e poi quando lo condanno in carcere non ci va. Carcerazione anticipata. Carcerazione anticipata, esatto. Ma no, voglio dire, si ricorre alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo tante volte proprio per mettere un freno, no, all'eccesso nell'uso di questa custodia cautelare. I problemi sono tanti, bisognerebbe affrontarli uno per uno. Ma il nuovo codice non ha sistemato tutte queste problematiche? Sono ridicole. Anche l'ultima riforma che hanno fatto in tema di custodia cautelare, cioè io la manderei all'Accademia della Crusca, perché mettono un aggettivo, poi la tolgono un altro aggettivo. Concreto, come deve essere il pericolo? Concreto o attuale? E se è attuale è concreto o se è concreto è attuale? Questo, sono sinonimi. Questo è colpa del legislatore. Infatti, ma perché il legislatore non ha il coraggio, non ha il coraggio di fare quello che andrebbe fatto. Non ha il coraggio, bisognerebbe dire. Per una determinata tipologia di reati, che sono l'80%, custodia cautelare non ce n'è. Volete fare le indagini? Fatele. Non volete farle? No, non sapete fare. Non parliamo poi delle indagini, eh? Quello è un altro tema dolente. Cioè, allora, il cursus è questo: un ragazzo di 25 anni fa il concorso in magistratura, fa i tre temini e diventa magistrato. A 27, 28 viene mandato a fare il pubblico ministero con deleghe presso una grossa procura come Catania, Palermo, Napoli, Milano. Praticamente è il capo della polizia giudiziaria. Sa come si fanno le indagini? Risposta: no, non ha idea, non ha la minima idea, perché nessuno si è mai preoccupato di dirlo. E allora che succede? Che i poveri ufficiali dei carabinieri o di polizia si trovano a essere diretti nel fare ciò che loro sanno fare o saprebbero fare da uno che non lo sa fare. E allora come mettiamo? Mi devi dirigere per fare una cosa che io so fare e uno che non lo sa fare. Che ne viene fuori? Ma chi l'ha voluta questa norma? All'epoca fu fatto per ragioni di garanzia, perché dopo il periodo fascista, in cui naturalmente si temeva nel dopoguerra che se le indagini fossero state affidate ai corpi di polizia e di ufficiali di polizia giudiziaria senza nessun controllo, questo poteva portare a degli abusi. E allora si disse: mettiamo il pubblico ministero che quantomeno controlla. Ma il pubblico ministero dovrebbe avere due caratteristiche per operare in questa direzione. Primo, dovrebbe saper fare ciò che loro sanno fare e che lui a volte non sa fare completamente. Secondo, dovrebbe svolgere veramente una funzione di garanzia, non che poi ci vuole chi garantisce l'indagato dal pubblico ministero. Perché siamo arrivati a questo, ed è il paradosso dei paradossi. Starei ore e ore ad ascoltarti, perché sono cose che io so, ma dette da ce le siamo dette tante volte. Acquistano un significato diverso. Senti, nonostante tutto la vita va avanti. Certo. Abbiamo figli, avremo nipoti, e da parte nostra, caro Enzo, da parte tua, perché non invertiamo il ruolo, sennò io faccio le domande e tu dai le risposte. Una speranza a sti ragazzi dobbiamo darla. Certo. Per il futuro di questa giustizia, se tu fossi Mago Merlino con una bacchetta magica, ti do 2 minuti tutti per te per rispondere a questa domanda, con una promessa di ritornare. Grazie. Ritornare a parlare a questa platea, che veramente ascoltarti è qualcosa di meraviglioso. Non esageriamo, comunque. No, lo dico veramente. Allora, io non sono un mago, non ho la bacchetta magica. Direi che bisognerebbe fare tabula rasa di tutto. È una provocazione, no. Tabula rasa di tutto, con una legge articolo unico, sono abrogate tutte le norme esistenti, tutte, e ricominciamo da capo, da zero, perché la legislazione è caotica, contraddittoria, sovrapposta, di ambigua interpretazione. Quando volevano i 10 comandamenti, ovviamente, c'era tutto. Di ambigua interpretazione, montagne di carta e di sentenze, di lavoro per stabilire se si deve quell'aggettivo interpretare in quel modo o in quell'altro modo. Tutto questo è ridicolo, e urta contro un principio cardine dello Stato di diritto e della codificazione, secondo cui chiunque legge un testo normativo deve capirlo. Oggi i testi normativi non li capiscono neanche i laureati in giurisprudenza, neanche noi li capiamo. Tante volte io leggo e dico: ma che ha detto?
perché devo cercare di decifrare, di decodificare dal linguaggio astruso e dalle mille correlazioni ed eccezioni che a quel testo vengono fatte, qual è il senso di una disciplina. Dobbiamo salutare, quindi diciamo ai nostri nipoti, fate una rivoluzione. No, non dico fate una rivoluzione, però bisogna dire resistiamo, 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 come lo diceva Borrelli anni fa, ma in un senso diverso da quello di Borrelli. Sì. Grazie Enzo, grazie a te. A prestissimo, grazie. È stato un piacere. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, angolo Piazza Verga, è il principale punto di ritrovo degli utenti di Palazzo di Giustizia di Catania. Caffè Sauvage, ristorazione, gelateria, pasticceria tradizionale e catering. Caffè Sauvage, con i suoi ambienti eleganti, è ideale per cerimonie, cocktail e aperitivi. Caffè Sauvage, Corso Italia 1, Catania. Crazy Time è rivenditore ufficiale di gioielli, accessori e orologi, moda high tech per uomo, donna e bambino, Braille, Braille Tribe, Casio, Chronotech, Citizen, Fossil, Lorenz, Nike, Polar, Seiko, Sunto, Timex, Vari. Crazy Time è assistenza tecnica e sostituzione batterie. Crazy Time in Corso delle Province 35. Amadeus Immobiliare, in via Cibele 1 e in via Vincenzo Giuffrida 2, presso i Tribunali di Catania. Agenzia specializzata in stime e perizie immobiliari, pratiche catastali, di registro, successioni, amministrazioni patrimoniali. Amadeus Immobiliare offre la mediazione immobiliare per locazione e vendita immobili, consulenza su mutui e finanziamenti. Amadeus Immobiliare, un team altamente qualificato. Europa Abbigliamento Uomo, in via Umberto 210-214, specialista nelle taglie calibrate e oversize di tutte le migliori marche italiane sartoriali. Europa Abbigliamento Uomo offre un vasto assortimento di abiti semisartoriali a partire da 99 euro, camicie in cotone a partire da 25 euro, i maglioni in merinos da 29 euro, pantaloni sartoriali ed italiani in lana da 45 euro. Solo da Europa Abbigliamento Uomo, per ogni 30 euro di acquisti, è offerto un buono spesa del valore di 10 euro. Anfora Gioielli apre il nuovo punto vendita a Corso Italia 144. Anfora Gioielli da 35 anni offre le proprie creazioni personalizzate con gioielli unici in oro, argento e pietre pregiate. Da Anfora Gioielli brand più fashion, Saga Po, Chu Jewels, Raso Gioieni, Mabina, le perle di Caltagirone, Gumon Gioielli, Bronze Allure. Inoltre orologi Nautica Watch e Liu Zhou. Anfora Gioielli è un outlet fornitissimo ed un conveniente compro oro, argento, monete e diamanti. Anfora Gioielli, Corso Italia 144. FPNet, leader nel settore software, web, grafica, social network, stampa e digitalizzazione. Affida a noi la tua immagine. FPNet di Francesco Porcino, via Firenze 98, nei pressi del Tribunale. ACF Group, in via Firenze 102, è il moderno consulente globale per i servizi personalizzati di assicurazioni, credito e finanza. ACF Group, la migliore soluzione per cauzioni, fideiussioni, responsabilità civile e professionale, RC Auto, polizze all risk aziende. Spazio Estetica, in via Vincenzo Giuffrida numero 5, zona Tribunale di Catania. Lo specialista di fotoepilazione e di estetica risolutiva lancia la promozione di 4 sedute di luce pulsata a soli 99 euro invece di 140. Spazio Estetica offre anche servizi personalizzati per le tue rughe e i chili di troppo. Con Spazio Estetica puoi dire addio ai peli superflui. Gavi Office, in via Vincenzo Giuffrida 19, presso il Tribunale, offre uffici arredati a tempo, in ambienti eleganti, pratici e funzionali. Inoltre reception, servizi di segreteria e domiciliazione on demand. Gavi Office, uffici part-time. Dedica più tempo ai clienti, basta con la coda agli sportelli. Delega Tempus, la tua agenzia di disbrigo pratiche. Puntualità, celerità e professionalità al tuo servizio. Tempus si interfaccia con tutti gli uffici pubblici, Agenzia delle Entrate, Tribunale, Conservatoria, Riscossione Sicilia, Catasto, Comuni e Camere di Commercio. Tempus per le pratiche legali, tributarie, fiscali e catastali. Tempus offre servizi professionali a costi bassi, la burocrazia a portata di mano e di portafoglio. Chi non ha tempo non perda Tempus. Dimensione ufficio, cartoleria, modulistica fiscale, forniture ufficio, articoli da regalo, convenzioni con professionisti. Dimensione ufficio vende Montblanc, Aurora, Visconti, Delta,
Parker, Ferrari, Intempo, Giuffrè, Moleschine, Quo Vadis, dimensione ufficio, via Firenze, 80-82, angolo Piazza Verga. Dimensione ufficio, la cancelleria per l'ufficio moderno.